accanto alle tante opere che esprimono la devozione del mondo nei confronti di Maria, nella Basilica dell'Annunciazione di Nazareth c'è ora anche una vetrata raffigurante la Beata Vergine del Rosario di Pompei, donata dalla luogotenenza per l'Italia meridionale tirrenica dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, giunto nei giorni scorsi qui per l'annuale pellegrinaggio in Terra Santa. Siamo stati colpiti dalla volontà di tutti i popoli del mondo di riaffermare un legame profondo con questo luogo dove questa giovane donna di Galilea ha dato inizio a tutta la storia della nostra salvezza. Alla fine il tutto si è concretato nell'idea di questa vetrata. L'opera, una vetrata policroma alta circa 3 metri e larga 1,80 m, è stata benedetta il 4 giugno, nel corso di una santa messa celebrata all'interno della basilica. Nazareth è il luogo del sì di Maria e potremmo dire è il luogo anche dell'Ave Maria. Qui l'angelo saluta Maria con questo saluto, Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Pompei è un santuario dedicato alla Madonna del Rosario e il Rosario, sappiamo, è composto prevalentemente di Ave Marie. Autore dell'opera è l'artista campano Don Battista Marello, mentre la ditta Vetrate Artistiche Fiorentine è stata incaricata della sua realizzazione. La vetrata raffigura il dipinto della Madonna di Pompei, venerata in tutto il mondo. Bartolo Longo, unico beato laico dell'ordine equestre, la facciata del santuario che, alla fine dell'Ottocento, lui stesso ha fondato nella città campana insieme alle opere di carità a questo legate, e una grande corona del rosario. Questa raffigurazione ci ricorda che la corona del rosario è uno strumento per poter arrivare al nostro Salvatore accompagnati dalla mamma, perché il rosario è una preghiera mariana dal cuore cristologico.